La Casa Bianca è il simbolo della presidenza USA, ma è anche una dimora e, nonostante i tentativi delle truppe britanniche di incendiarla nel 1814, mantiene intatte le caratteristiche progettate dall'architetto irlandese James Hoban nel 1800. L'ala ovest venne aggiunta nel 1901 durante la presidenza Theodore Roosevelt per ospitare gli uffici. L'ala est venne aggiunta nel 1948 per ospitare eventi di carattere sociale. L'edificio ha un'altezza massima di 21 metri, con una superficie complessiva su 6 piani di 5.100 metri quadrati. Il committente è stato George Washington. I materiali che compongono la Casa Bianca sono arenaria, ricoperta di calce, colla di riso, caseina e piombo, e mattoni. Il progetto del piano terra dell'edificio voluto da James Hoban è estremamente semplice e pratico. Prevede un vestibolo con corridoio che conduce ad altre camere principali. La sala verde, lo studio ovale e la sala rossa si affacciano sul porticato sud e sono ancora oggi riconoscibili. La sala orientale è ancora la sala più grande della Casa Bianca ed è stata utilizzata per ricevimenti e per le cerimonie della firma delle leggi, fino a ospitare incontri di boxe e wrestling. L'edificio di Oban è in stile palladiano, dal nome di Palladio, l'architetto rinascimentale italiano. Il suo stile ha influenzato numerose dimore di campagna in Irlanda e Leinster House a Dublino, diventata sede del Parlamento irlandese. Ha ispirato anche Mathurin Salat per la costruzione dello Château de Rastignac in Francia, che Thomas Jefferson visitò. Anche se tutt'altro che modesta, la Casa Bianca ostenta sobrietà, rimanendo fedele alla sua funzione primaria di abitazione del Presidente degli Stati Uniti. Alcune curiosità. La forma dell'ufficio ovale, progettato da Nathan C. Wyatt per il presidente William Howard Taft, agevola la presentazione degli ospiti al presidente. Sopra il caminetto della sala da pranzo di rappresentanza vi è una citazione tratta da una lettera scritta dal presidente John Adams alla propria moglie. Prego il cielo di elargire le migliori benedizioni su questa casa e su tutti coloro che vi abiteranno. Che possano vivere sotto questo tetto solo uomini onesti e saggi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!